I miei appunti sulla prima seduta con Don Juan sono datati 23 giugno 1961. Fu in quell'occasione che incominciarono gli insegnamenti, anche se in precedenza lo avevo visto molte volte, ma solo in veste di osservatore. In ciascuna occasione gli avevo chiesto di insegnarmi qualcosa sul peyote. Pur ignorando la mia richiesta ogni volta, non scartò mai del tutto l'argomento. Ed io interpretai la sua esitazione come una possibilità che egli avrebbe potuto essere propenso a parlare della sua conoscenza se io avessi insistito di più. In quella particolare seduta mi fece capire che egli avrebbe potuto prendere in considerazione la mia richiesta purché io possedessi un'idea e una finalità precise rispetto a quanto gli chiedevo. Mi era impossibile soddisfare a tale condizione, perché gli avevo chiesto di erudirmi sul peyote solo in quanto mezzo per stabilire con lui un vincolo di comunicazione. Pensavo che la sua familiarità con l'argomento avrebbe potuto predisporlo a essere più aperto e pronto a parlare, permettendomi così di accedere alla sua conoscenza sulle proprietà delle piante. Egli, tuttavia, aveva interpretato la mia richiesta alla lettera e si interessò del mio scopo nel desiderare di imparare le qualità del peyote. Venerdì 23 giugno 1961. Volete insegnarmi qualcosa sul peyote, Don Juan? Perché vuoi imparare questo genere di cose? Davvero vorrei sapere qualcosa a proposito del peyote. Voler sapere non è già di per sé una buona ragione? No. Devi cercare nel tuo cuore e scoprire perché un giovane come te vuole accingersi a questo compito di apprendimento. E voi perché lo avete imparato, Don Juan? Perché lo chiedi? Forse abbiamo entrambi le medesime ragioni. Ne dubito. Io sono un indiano. Non abbiamo seguito le stesse strade. La sola ragione che ho è che voglio imparare sul peyote. Semplicemente sapere. Ma vi assicuro, Don Juan, le mie intenzioni non sono cattive. Ti credo, ti ho fiutato. Come sarebbe a dire? Lascia perdere. Conosco le tue intenzioni. Intendete dire che avete visto dentro di me? Puoi metterla così. Mi insegnerete allora? No. Perché non sono un indiano? No. E perché non conosci il tuo cuore? Ciò che importa è che tu sappia esattamente perché vuoi accingerti a questo. Imparare a conoscere Mescalito è una cosa molto seria. Se tu fossi un indiano, il tuo desiderio da solo sarebbe sufficiente. Pochissimi indiani hanno tale desiderio. Domenica, 25 giugno 1961. Rimasi con Don Juan tutto il pomeriggio di venerdì. Me ne sarei andato alle 7 di sera. Eravamo seduti sotto il portico davanti alla casa e io decisi di chiedergli ancora una volta di insegnarmi. Era quasi una domanda fissa e mi aspettavo che avrebbe rifiutato nuovamente. Gli chiesi se ci fosse stata una maniera in cui avrebbe accettato il mio puro e semplice desiderio di imparare, come se fossi un indiano. Impiegò molto tempo a rispondere. Fui costretto a rimanere perché sembrava che cercasse di decidere qualcosa. Alla fine mi disse che una maniera c'era, e procedere a delineare un problema. Mi fece notare che io ero molto stanco di star seduto sul pavimento e che la cosa giusta da fare era trovare un posto, un sitio, sul pavimento dove potessi sedere senza fatica. M'ero rimasto a sedere con le ginocchia contro il petto e le braccia strette attorno ai polpacci. Quando mi disse che ero stanco, mi resi conto di avere la schiena dolorante e di essere del tutto esausto. Aspettai che mi spiegasse che cosa intendeva dire per un posto, ma non feci nessun tentativo evidente per spiegare la cosa. Pensai che forse intendeva che dovessi cambiare posizione. Così mi alzai e mi sedetti più vicino a lui. Non approvò il mio spostamento e disse chiaramente che un posto significava un luogo in cui un uomo potesse sentirsi naturalmente a suo agio e forte. Batté la mano sul posto in cui sedeva e disse che quello era il suo posto, aggiungendo che mi aveva presentato un indovinello che io dovevo risolvere da solo senza altre discussioni. Quello che aveva presentato come un problema da risolvere era un vero e proprio enigma. Non avevo nessuna idea di come cominciare, neppure di quello che aveva in mente. Diverse volte chiesi un indizio, o almeno un suggerimento, sul come procedere per individuare un punto in cui sentirmi forte a mio agio. Insistei e insinuai che non avesse nessuna idea di ciò che intendeva veramente, perché io non potevo concepire il problema.
Mi suggerii di camminare intorno al portico finché non trovassi il posto. Mi alzai e cominciai a misurare il pavimento a passi lenti. Mi sentivo stupido e mi sedetti davanti a lui. Don Juan cominciò ad arrabbiarsi e mi accusò di non dargli retta, suggerendo che forse non volevo imparare. Dopo un poco si calmò e mi spiegò che non tutti i posti erano buoni per sedere o stare e che nei limiti del portico c'era un solo posto che era unico, un posto in cui avrei potuto stare a mio perfetto agio. Distinguerlo da tutti gli altri posti era compito mio. Il concetto generale era che io dovevo sentire tutti i possibili posti che fossero accessibili fino a che potessi determinare, senza ombra di dubbio, quale fosse quello giusto. Sostenni che, sebbene il portico non fosse troppo grande, 3,5 metri per 2,5, il numero di posti possibili era enorme, e mi ci sarebbe voluto un tempo lunghissimo per controllarli tutti, e dal momento che non aveva specificato le dimensioni del posto, le possibilità potevano essere infinite. I miei argomenti erano futili. Si alzò e mi ammonì molto severamente, che avrei potuto impiegare dei giorni per calcolarlo, ma che se non avessi potuto risolvere il problema, avrei potuto benissimo andarmene perché non avrebbe avuto nulla da dirmi. Ribadì che sapeva dove fosse il mio posto e che quindi non avrei potuto mentirgli. Disse che questa era la sola maniera in cui avrebbe accettato come ragione valida il mio desiderio di imparare a conoscere Mescalito. Aggiunse che nel suo mondo non si regalava nulla e che tutto ciò che si può imparare deve essere appreso con fatica. Girò intorno alla casa per andare a urinare nella macchia. Ritornò direttamente nella casa passando per il retro. Pensai che l'incarico di scoprire il preteso posto della felicità era un suo espediente per mandarmi via, ma mi alzai e cominciai a camminare lentamente avanti e indietro. Il cielo era chiaro. Potevo vedere tutto sia nel portico che intorno. Devo aver camminato a passi lenti per un'ora o più, ma non accadde nulla che rivelasse la situazione del posto. Mi stancai di passeggiare e mi sedetti. Dopo qualche minuto mi sedetti da un'altra parte, quindi in un altro posto ancora, finché non ebbi coperto l'intero pavimento in una maniera semi-sistematica. Cercai deliberatamente di sentire differenza tra i posti, ma non avevo criteri di differenziazione. Sentii che stavo perdendo tempo, ma rimasi. La mia idea era che ero venuto da lontano semplicemente per vedere Don Juan. In realtà non avevo altro da fare. Mi diressi sulla schiena mettendo le mani sotto la testa come un cuscino. Quindi mi girai e mi stesi per un poco sullo stomaco. Ripetei questo processo rotolando per tutto il pavimento. Per la prima volta pensai di essermi imbattuto in un vago criterio. Sentivo più caldo quando stavo disteso sulla schiena. Mi rotolai di nuovo. Questa volta nella direzione opposta, e di nuovo percorsi il pavimento in tutta la sua lunghezza, giacendo a faccia in giù nei punti dove ero stato a faccia in su durante il mio precedente rotolamento. Sperimentai le medesime sensazioni di caldo e di freddo che dipendevano dalla mia posizione, ma non c'era differenza tra i posti. Allora mi venne un'idea che mi sembrò brillante: il posto di Don Juan. Mi ci sedetti sopra e poi mi distesi, prima a faccia in giù e poi sulla schiena. Ma il posto era esattamente uguale a tutti gli altri. Mi alzai. Ne avevo avuto abbastanza. Volevo dire addio a Don Juan, ma mi imbarazzava a svegliarlo. Guardai l'orologio. Erano le 2 di mattina. Ero stato a rotolare per 6 ore. In quel momento Don Juan uscì e girò intorno alla casa, nella macchia. Ritornò e si fermò sulla porta. Mi sentivo profondamente scoraggiato e volevo dirgli qualcosa di spiacevole e andarmene. Ma mi resi conto che non era colpa sua, che avevo subito tutte quelle assurdità per mia scelta. Ero stato tutta la notte a rotolarmi sul suo pavimento come un idiota e ancora non riuscivo a comprendere il suo indovinello. Rise e disse che ciò non lo sorprendeva perché non avevo agito nella maniera giusta. Non avevo usato gli occhi. Era vero. Tuttavia ero certo che egli mi aveva detto di sentire la differenza. Mi feci questa obiezione, ma mi rispose che si può sentire con gli occhi, quando gli occhi non stanno guardando direttamente nelle cose. Per quanto mi riguardava, disse, non avevo altro mezzo per risolvere questo problema se non usare tutto quello che avevo, gli occhi. Rientrò. Ero certo che era stato a guardarmi. Pensai che solo così poteva sapere che non avevo usato gli occhi. Cominciai di nuovo a rotolare perché quello era il sistema più comodo. Questa volta, tuttavia, appoggiai il mento sulle mani e osservai ogni dettaglio.
Dopo un certo tempo l'oscurità intorno a me cambiò. Quando misi a fuoco gli occhi sul punto direttamente di fronte a me, tutta l'area periferica del mio campo visivo prese una colorazione giallo-verdastra omogenea e brillante. L'effetto era sconvolgente. Tenni gli occhi fissi sul punto di fronte a me e cominciai a strisciare lentamente sullo stomaco, un piede per volta. Improvvisamente, in un punto vicino al centro del pavimento, divenni consapevole di un altro cambiamento di colore. In un punto alla mia destra, ancora nella periferia del mio campo visivo, il giallo-verdastro diventava di un rosso intenso. Concentrai la mia attenzione su di esso. Il rosso svaniva in un colore pallido, ma ancora brillante, che rimase costante per tutto il tempo in cui mantenni su di esso la mia attenzione. Segnai il punto con la giacca e chiamai Don Juan, che uscì fuori sul portico. Ero veramente eccitato, avevo realmente visto il cambiamento di colori. Don Juan sembrò non essere affatto impressionato, ma mi disse di sedermi sul punto e riferirmi che tipo di sensazione provassi. Sedetti e quindi mi distesi sulla schiena. Don Juan rimase in piedi accanto a me e mi chiese ripetutamente che cosa sentivo. Ma non sentivo nulla di differente. Per circa 15 minuti cercai di sentire o vedere una differenza, ma mentre Don Juan rimaneva pazientemente in piedi accanto a me, mi sentivo disgustato. Avevo in bocca un sapore metallico. Improvvisamente mi era venuto un mal di testa. Stavo per sentirmi male e il pensiero dell'assurdità dei miei sforzi mi irritava fino alla collera e mi alzai. Don Juan doveva aver notato la mia profonda frustrazione. Non rise, ma osservò molto seriamente che dovevo essere inflessibile con me stesso se volevo imparare. Davanti a me c'erano solo due possibilità, disse. Alzarmi e andarmene. Nel qual caso non avrei mai imparato, oppure risolvere l'indovinello. Rientrò. Volevo partire immediatamente, ma ero troppo stanco per guidare. Inoltre, la percezione di quei colori era stata così impressionante che ero certo che ci fosse un criterio di qualche tipo e forse c'erano altri cambiamenti da scoprire. Comunque, era troppo tardi per partire, così mi rimisi a terra allungando indietro le gambe e ricominciai tutto da capo. Durante questa fase mi mossi rapidamente attraverso ciascun posto, passando il posto di Don Juan fino al termine del pavimento e poi girai intorno per arrivare all'altra estremità. Quando raggiunsi il centro mi resi conto che stava avendo luogo un altro cambiamento di colorazione, ancora ai limiti del mio campo visivo. Il verde pallido uniforme che vedevo in tutta l'area si trasformava in un punto alla mia destra, in un netto color verde rame. Rimase così per un momento e quindi bruscamente si trasformò in un'altra tinta costante, differente dall'altra che avevo scoperto prima. Presi una scarpa e segnai il punto, e continuai a rotolare fino a che non ebbi misurato il pavimento in tutte le direzioni possibili. Non avvenne nessun altro cambiamento di colorazione. Ritornai al punto segnato con la scarpa e lo esaminai. Era situato ad 1-2 metri di distanza dal punto segnato con la giacca, in direzione sud-est. C'era vicino un grosso sasso. Mi sedetti lì per qualche tempo cercando di trovare indizi, guardando ogni dettaglio, ma non sentii nulla di differente. Decisi di provare l'altro punto. Ruotai rapidamente sulle ginocchia e ero sul punto di stendermi sulla giacca quando provai un timore insolito. Era più come una sensazione fisica di qualcosa che spingesse effettivamente sul mio stomaco. Balzai in piedi e mi ritrassi in un solo movimento. I capelli mi si rizzarono sulla nuca. Le gambe mi si erano leggermente inarcate, il busto era piegato in avanti e le braccia sporgevano davanti a me con le dita contratte come artigli. Mi resi conto della mia strana posizione e la mia paura aumentò. Camminai all'indietro involontariamente sedetti sul sasso vicino alla mia scarpa. Dal sasso caddi sul pavimento. Cercai di immaginare che cosa fosse successo per causarmi una tale paura. Pensai che dovesse essere stata la stanchezza che provavo. Era quasi giorno. Mi sentivo stupido e imbarazzato. Tuttavia non avevo modo di spiegare quello che mi aveva spaventato, né avevo immaginato quello che voleva Don Juan. Decisi di fare un ultimo tentativo. Mi alzai e mi accostai lentamente sul punto segnato con la giacca e di nuovo provai lo stesso timore. Questa volta feci un grande sforzo per controllarmi, sedetti, e quindi mi inginocchiai per potermi stendere a faccia in giù. Ma non potei stendermi a dispetto della mia volontà. Misi le mani sul pavimento davanti a me. Il mio respiro era accelerato, il mio stomaco era sottosopra. Avevo una netta sensazione di panico e lottai per non fuggire. Pensai che forse Don Juan mi stava osservando.
e lentamente strisciai indietro fino all'altro punto e appoggiai la schiena contro il sasso. Volevo riposarmi per un poco, per organizzare i miei pensieri, ma caddi addormentato. Sentii Don Juan parlare e ridere sopra il mio capo. Mi svegliai. «Hai trovato il posto», disse. Da principio non lo compresi, ma mi assicurò nuovamente che il posto in cui ero caduto addormentato era il posto in questione. Mi chiese di nuovo come mi sentissi lì disteso. Gli dissi che in realtà non notavo nessuna differenza. Mi chiese di confrontare le mie sensazioni in quel momento con quello che avevo provato stando disteso sull'altro punto. Per la prima volta mi venne in mente che probabilmente non potevo spiegare il mio timore della notte precedente. Quasi con un atteggiamento di sfida mi esortò a sedere sull'altro posto. Per una ragione quasi inesplicabile avevo effettivamente paura dell'altro posto e non mi ci sedetti sopra. Affermò che solo uno stupido poteva non vedere la differenza. Mi chiesi se ciascuno dei due posti avesse un nome speciale. Disse che quello buono era il detto il sitio e quello cattivo il nemico. Disse che questi due posti erano la chiave del benessere di un uomo, specialmente per un uomo che ricercava la conoscenza. Il puro e semplice atto di sedersi sul proprio posto creava una forza superiore. D'altra parte, il posto nemico indeboliva un uomo e avrebbe potuto anche causarne la morte. Disse che avrei recuperato le mie energie, che avevo speso a profusione la notte precedente, schiacciando un pisolino sul mio posto. Disse anche che i colori che avevo visto in associazione con ciascun posto specifico avevano lo stesso effetto globale di dare forza o di toglierla. Gli chiesi se per me esistevano altri posti come i due che avevo scoperto e come avrei potuto fare per trovarli. Rispose che molti posti del mondo erano paragonabili a questi due e che la maniera migliore per scoprirli era distinguere i rispettivi colori. Non mi era chiaro se avessi risolto o no il problema e in effetti non ero neppure convinto che ci fosse stato un problema. Non potei evitare di pensare che tutta l'esperienza era imposta e arbitraria. Ero certo che Don Juan mi aveva osservato per tutta la notte e poi aveva continuato ad assecondarmi dicendo, dovunque fosse caduto addormentato, che quello era il posto che stavo cercando. Tuttavia non riuscii a vedere una ragione logica per tale atto e quando mi sfidò a sedermi sull'altro posto non potei farlo. C'era uno strano contrasto tra la mia spiacevole esperienza del timore dell'altro posto e le mie riflessioni razionali in merito a tutta la faccenda. Don Juan, d'altra parte, era sicurissimo che io fossi riuscito e agendo in conformità al mio successo mi comunicò che intendeva insegnarmi a conoscere il peyote. «Mi hai chiesto di insegnarti il mescalito», disse. «Ho voluto scoprire se avessi abbastanza spina dorsale per incontrarlo a faccia a faccia. Mescalito non è qualcosa da apprendere per divertimento. Devi avere la padronanza di tutte le tue risorse. Adesso posso prendere il tuo desiderio come di per sé una buona ragione per imparare». «Davvero intendete istruirmi sul peyote? Preferisco chiamarlo mescalito, è la stessa cosa. E quando intendete cominciare?» «Non è così semplice, prima devi essere pronto». «Ma credo di essere pronto». «Questo non è un gioco. Devi aspettare fino a che non ci sia ombra di dubbio e allora lo incontrerai». «Devo prepararmi?» «No, devi semplicemente aspettare. Potresti abbandonare del tutto l'idea dopo un certo tempo. Ti stanchi facilmente. Ieri sera eri pronto ad andartene non appena le cose diventavano difficili. Mescalito richiede un intento molto serio». Venerdì 6 luglio 1962. Don Juan e io partimmo per un viaggio nel tardo pomeriggio di sabato 23 giugno. Don Juan disse che andavamo a cercare honguitos, funghi, nello stato di Chihuahua. Disse che sarebbe stato un viaggio lungo e faticoso e aveva ragione. Arrivammo in una piccola città mineraria del Chihuahua nel nord alle 10 di sera di mercoledì 27 giugno. Andammo a piedi nel luogo in cui avevo parcheggiato l'automobile, dalla periferia della città fino alla casa dei suoi amici, un indiano Taraburama e la moglie che ci ospitarono per la notte. La mattina dopo l'uomo ci svegliò verso le 5. Ci portò farinata e fagioli. Si mise a sedere e parlò con Don Juan mentre mangiavamo, ma non disse nulla del nostro viaggio. Dopo la colazione l'uomo riempì d'acqua la mia borraccia e mise due focacce nel mio zaino. Don Juan diede a me la borraccia e si legò lo zaino sulle spalle con una corda, ringraziò l'uomo per la sua gentilezza e rivolto a me disse «È ora di andare». Seguimmo una strada bianca per circa un miglio, quindi tagliammo attraverso i campi e dopo 2 ore eravamo ai piedi delle colline al sud della città.
Ci arrampicammo su lievi pendii in direzione sud-ovest. Quando arrivammo alle pendenze più scoscese, Don Juan cambiò direzione e seguimmo una profonda valle in direzione est. Nonostante la sua età avanzata, Don Juan mantenne un passo così incredibilmente veloce che a mezzogiorno ero completamente esausto. Ci sedemmo ed egli aprì il sacco del pane. «Puoi mangiarlo tutto, se vuoi», disse. «E voi?» «Non ho fame, e più tardi non avremo bisogno di questo cibo». Ero molto stanco e affamato e non mi feci scrupolo di accettare la sua offerta. Pensai che fosse un buon momento per parlare dello scopo del nostro viaggio e del tutto casualmente chiesi: «Pensate che rimarremo qui a lungo?» «Siamo qui per raccogliere mescalito. Rimarremo fino a domani». «Dov'è mescalito?» «Tutto intorno a noi». In tutta la zona crescevano a profusione cactus di molte specie, ma non riuscii a distinguere il peyote fra di essi. Riprendemmo il cammino e alle tre giungemmo in una valle lunga e stretta, fiancheggiata da ripide colline. Mi sentivo stranamente eccitato all'idea di trovare il peyote, che non avevo mai visto nel suo ambiente naturale. Entrammo nella valle e avevamo camminato probabilmente per un centinaio di metri quando a un tratto riconobbi tre piante che erano inequivocabilmente di peyote. Formavano un grappolo a pochi centimetri di altezza del terreno davanti a me alla sinistra del sentiero. Sembravano rose verdi, rotonde e carnose. Corsi verso di esse indicandole a Don Juan. Mi ignorò e tenne deliberatamente le spalle voltate mentre continuavo a camminare. Seppi di aver commesso un errore e per il resto del pomeriggio camminammo in silenzio, muovendoci lentamente sul fondo pianeggiante della valle, coperto di piccole pietre dai bordi aguzzi. Procedevamo in mezzo ai cactus, disturbando folle di lucertole di quando in quando un uccello solitario. E io oltrepassai decine di piante di peyote senza dire una parola. Alle sei eravamo ai piedi della montagna che segnavano la fine della valle. Ci arrampicammo fino ad una sporgenza e Don Juan lasciò cadere il suo sacco e si mise a sedere. Avevo di nuovo fame, ma non era rimasto niente da mangiare. Suggerii di cogliere mescalito e di riprendere la strada della città. Mi guardò infastidito e fece un suono schioccante con le labbra. Disse che avremmo passato lì la notte. Ci sedemmo tranquillamente. A sinistra c'era una parete rocciosa e a destra la valle che avevamo appena attraversato. Si stendeva su una lunga distanza e sembrava più ampia di quanto avessi pensato e non così pianeggiante. Vista dal punto in cui eravamo seduti era piena di collinette e di protuberanze. «Domani ripartiremo per il viaggio di ritorno», disse Don Juan, senza guardarmi e indicando la strada. «Ci apriremo la via di ritorno e lo raccoglieremo mentre attraverseremo il campo. Cioè, lo raccoglieremo solo quando sarà sul nostro cammino. Lui troverà noi, e non il contrario. Lui troverà noi se vuole». Don Juan appoggiò la schiena contro la parete di roccia e con il capo girato sulla sua parte continuò a parlare come se oltre a me ci fosse un'altra persona. «Ancora una cosa. Solo io posso coglierlo. Forse tu porterai il sacco, oppure camminerai davanti a me, ancora non lo so. Ma domani non ti metterai a indicarlo come hai fatto oggi». «Mi dispiace, Don Juan. Non è niente. Tu non sapevi. Tutte queste cose sul mescalito me le ha insegnate il vostro benefattore?» «No, nessuno mi ha insegnato. Il protettore stesso è stato il mio maestro». «Ma allora mescalito è come una persona a cui si può parlare?» «No, non lo è. Come insegni allora?» Rimase un poco in silenzio. «Ricordi la volta in cui ha giocato con lui? Hai capito quello che voleva dire, no?» «Sì, l'ho capito. E questo è il modo in cui insegna». «Allora non lo sapevi, ma se tu gli avessi fatto attenzione, ti avrebbe parlato». «Quando?» «Quando l'hai visto per la prima volta». Sembrava che il mio interrogatorio lo infastidisse alquanto. Gli dissi che dovevo fargli tutte queste domande perché volevo scoprire tutto quello che potevo. «Non chiederlo a me», rispose sorridendo maliziosamente. «Chiedilo a lui. La prima volta che lo vedi, chiedergli tutto quello che vuoi sapere. Allora mescalito è come una persona a cui si può parlare?» Non mi lasciò terminare. Si voltò, prese la borraccia, scese dalla sporgenza e scomparve dietro la roccia. Non volevo rimanere lì solo e, sebbene non me lo avesse chiesto, lo seguì. Camminammo per circa 150 metri fino a un piccolo ruscello. Si lavò le mani e la faccia e riempì la borraccia. Si sciacquò la bocca con l'acqua, ma non la beve.
Raccolsi un po' d'acqua nelle mani e bevi, ma mi fermò dicendo che non era necessario bere. Mi porse la borraccia e riprese a camminare verso la sporgenza. Una volta arrivati, ci sedemmo rivolti alla valle con la schiena contro il muro di roccia. Gli chiesi se potevo accendere un fuoco. Reagì come se fosse inconcepibile domandare una cosa del genere. Disse che per quella notte eravamo ospiti di Mescalito e lui ci avrebbe tenuti caldi. Eravamo quasi all'imbrunire. Don Juan tirò fuori dal suo sacco due leggere coperte di cotone, me ne gettò una sulle ginocchia e sedette a gambe incrociate con l'altra coperta sulle spalle. La valle sotto di noi era buia, con i contorni che gli sfumavano nella nebbia della sera. Don Juan sedeva immobile rivolto verso il campo di peyote. Un vento ostinato soffiava sul mio viso. «Il crepuscolo è la frattura fra i mondi», disse a bassa voce, senza voltarsi verso di me. Non gli chiesi che cosa avesse voluto dire. Mi si erano stancati gli occhi, improvvisamente mi sentii in uno stato di ebbrezza e provavo un desiderio di piangere, strano e opprimente. Mi distesi sullo stomaco. Il pavimento di roccia era duro e scomodo e dovevo cambiare la posizione ogni volta dopo pochi minuti. Alla fine mi misi a sedere con le gambe incrociate, mettendomi la coperta sulle spalle. Con mia meraviglia la posizione era estremamente comoda e caddi addormentato. Quando mi svegliai sentì Don Juan che mi parlava. Era ancora molto buio, non riuscivo a vedere bene. Non capii quello che diceva, ma lo seguì quando cominciò a scendere dalla sporgenza. Ci muovevamo con cautela, o perlomeno io lo facevo per via dell'oscurità. Ci fermammo al fondo del muro di roccia. Don Juan sedette e mi fece cenno di sedermi alla sua sinistra. Si aprì la camicia e ne tirò fuori un sacco di cuoio che aprì e posò sul terreno davanti a sé. Conteneva un certo numero di boccioli secchi di peyote. Dopo una lunga pausa prese in mano uno dei boccioli, lo tenne con la destra strofinandolo molte volte tra il pollice e l'indice mentre cantava sommessamente. All'improvviso emise un grido terribile. «Ai!» Era un grido soprannaturale, inaspettato. Mi atterrì. Nell'oscurità vidi che si metteva in bocca il bocciolo di peyote e cominciava a masticarlo. Dopo un momento prese tutto il sacco, lo spinse verso di me e mi disse in un bisbiglio di prendere il sacco, di prendere un bocciolo di mescalito, di rimettere il sacco davanti a noi e quindi di fare esattamente quello che faceva lui. Tirai su un bocciolo di peyote e lo strofinai fra le dita come aveva fatto lui. Nel frattempo Don Juan cantava dondolandosi avanti e indietro. Tentai molte volte di mettermi il bocciolo in bocca, ma gridare mi imbarazzava. E poi, come in un sogno, nella mia bocca uscì un grido incredibile. «Ai!» Per un attimo pensai che fosse stato un altro. Sentì di nuovo nello stomaco gli effetti dello shock nervoso. Stavo cadendo indietro, stavo svenendo. Mi misi in bocca il bocciolo di peyote e lo masticai. Dopo un po' Don Juan ne prese un altro nel sacco. Fui molto sollevato nel vedere che lo metteva in bocca dopo un breve canto. Mi passò il sacco, lo misi di nuovo davanti a noi dopo averne preso un bocciolo. Questo ciclo si ripeté 5 volte prima che mi accorgessi di aver sete. Presi la borraccia per bere. Ma Don Juan mi disse di sciacquarmi soltanto la bocca e di non bere, altrimenti avrei vomitato. Mi sciacquai ripetutamente la bocca con l'acqua. A un certo momento provai l'irresistibile tentazione di bere e inghiottì una goccia d'acqua. E immediatamente cominciai a sentire delle convulsioni dallo stomaco. Mi aspettavo di emettere dalla bocca senza dolore e senza sforzo, come era accaduto durante la mia prima esperienza col peyote. Invece, con mia sorpresa, ebbi semplicemente l'ordinaria sensazione di vomitare. Tuttavia non durò a lungo. Don Juan prese un altro bocciolo e mi porse il sacco, e il ciclo fu rinnovato e ripetuto finché non ebbi masticato 14 boccioli. A quel momento le mie prime sensazioni di sete, freddo e disagio erano scomparse. Al loro posto sentivo un inconsueto senso di calore e di eccitazione. Presi la borraccia per rinfrescarmi la bocca, ma era vuota. «Posso andare al ruscello, Don Juan?» Il suono dalla mia voce non uscì dalla bocca, ma colpì la sommità del mio palato. Mi rimbalzò in gola ed echeggiò avanti e indietro tra palato e gola. L'eco era dolce e musicale e sembrava fornita di ali che battessero nella mia gola. Il suo tocco mi calmava. Ne seguì il movimento in avanti e indietro finché non fu svanito. Ripetei la domanda e la mia voce risuonava come se parlassi sotto una volta. Don Juan non rispose. Mi alzai e mi volsi in direzione del ruscello. Lo guardai per vedere se veniva, ma sembrava ascoltare attentamente qualcosa. Con la mano mi fece imperiosamente segno di star fermo. «Abutolo!»
«È già qui», disse. Non avevo mai udito prima quella parola e mi chiedevo se era il caso di interrogarlo quando percepì un rumore che sembrava un ronzio nelle mie orecchie. Il suono divenne gradualmente più forte finché non fu come la vibrazione prodotta da un enorme bull rider. Durò un breve istante e calò gradualmente finché tutto fu di nuovo silenzioso. La violenza e l'intensità del rumore mi atterrivano. Tremavo a tal punto che a stento riuscivo a rimanere dritto, tuttavia ero perfettamente coerente. Benché qualche minuto prima fossi stato assopito, questa sensazione era svanita del tutto, lasciando il posto ad uno stato di estrema lucidità. Il rumore mi ricordò di un film di fantascienza in cui l'ape gigantesca faceva vibrare le ali uscendo da un campo di radiazioni atomiche, e risi a quel ricordo. Vidi Don Juan ricadere nella sua posizione rilassata e improvvisamente mi ritornò l'immagine di un'ape gigantesca. Era più reale dei pensieri ordinari. Rimasi isolata, circondata da un chiarore straordinario. Ogni altra cosa era scacciata dalla mia mente. Questo stato di lucidità mentale che non aveva precedenti nella mia vita produsse un altro momento di terrore. Incominciai a sudare, mi chinai verso Don Juan per dirgli che avevo paura. La sua faccia era a pochi centimetri dalla mia. Mi guardava, ma i suoi occhi erano quelli di un'ape. Sembravano vetri rotondi che emanassero una loro luce nell'oscurità. Aveva le labbra protese in avanti e da esse proveniva un suono meccanico. «Petù, petù, petù!» Feci un salto indietro, andando quasi a urtare contro la parete di roccia. Per un momento, apparentemente senza fine, provai un terrore insopportabile. Ansimavo e gemevo. Il sudore mi si era gelato sulla pelle, dandomi un'imbarazzante rigidità. Quindi sentii la voce di Don Juan che diceva «Alzati, muoviti, alzati!» L'immagine svanì e potei vedere nuovamente il suo volto familiare. «Vado a prendere un po' d'acqua», dissi dopo un altro momento interminabile. La voce mi venne meno. Riuscii a stento ad articolare le parole e Don Juan fece cenno di sì con il capo. Mentre mi incamminavo mi resi conto che la mia paura se n'era andata altrettanto rapidamente e misteriosamente come era venuta. Mentre mi avvicinavo al ruscello notai che potevo vedere quasi ogni oggetto lungo la strada. Ricordai di aver appena visto Don Juan con chiarezza, mentre prima potevo a stento distinguere i contorni della sua figura. Mi fermai a guardare in lontananza e potei addirittura vedere attraverso la valle alcuni macigni dall'altra parte diventarono perfettamente visibili. Pensai che dovesse essere mattina presto, ma mi venne in mente che forse avevo perso la nozione del tempo. Guardai l'orologio, segnava le 12:10. Controllai l'orologio per vedere se camminava. Non poteva essere mezzogiorno, doveva essere mezzanotte. Intendevo fare una corsa fino all'acqua e ritornare alle rocce, ma vidi Don Juan scendere e lo aspettai. Gli dissi che riuscivo a vedere nel buio. Mi scrutò a lungo senza dire una parola. Se parlò, forse non lo udì, perché ero concentrato sulla mia nuova unica capacità di vedere nel buio. Riuscivo a distinguere i più piccoli granelli di sabbia. Di quando in quando tutto era così chiaro che sembrava forse l'alba o il crepuscolo. Poi tornava buio, poi di nuovo chiaro. Presto mi resi conto che la luminosità corrispondeva alle diastole del mio cuore e l'oscurità alle sistole. Il mondo cambiava dalla luce al buio e poi di nuovo alla luce ad ogni battito del mio cuore. Ero assorto in questa scoperta quando lo stesso strano rumore che avevo sentito prima divenne nuovamente udibile. I miei muscoli si irrigidirono. «Anuktal!» «Come udii la parola questa volta, è qui», disse Don Juan. Sentì il mugghito così tonante, così schiacciante, che nient'altro più contava. Il ruscello, che un minuto prima era largo meno di 30 centimetri, si era dilatato fino a diventare un lago enorme. La luce che sembrava venire al di sopra di esso ne toccava la superficie come se risplendesse attraverso un denso fogliame. Di quando in quando, per un secondo, l'acqua mandava un bagliore, oro e nero. Poi rimaneva buia, senza luce, quasi invisibile, e tuttavia stranamente presente. Non ricordo per quanto tempo rimasi fermo a osservare, seduto sulla riva del lago nero. Nel frattempo il mugghito doveva essere calato di tono, perché quello che mi fece sobbalzare e tornare alla realtà fu di nuovo un ronzio terrificante. Mi girai intorno per cercare Don Juan. Lo vidi arrampicarsi e sparire dietro la sporgenza rocciosa. Ma la sensazione di essere solo non mi turbò affatto, rimasi seduto in uno stato di assoluta fiducia e di abbandono. Il mugghito diventò nuovamente udibile. Era molto intenso, come se il rumore prodotto da un forte vento. Ascoltando più attentamente che potei,
riuscì a individuare una definita melodia. Era un composto di suoni acuti, come voci umane, accompagnati da un suono profondo di gran cassa. Concentrai tutta la mia attenzione sulla melodia e di nuovo notai che le sistole e le diastole del mio cuore coincidevano con il suono della batteria e con il ritmo della musica. Mi alzai e la melodia si fermò. Cercai di ascoltare il battito del mio cuore, ma non riuscii a distinguerlo. Mi rimisi a sedere pensando che forse i suoni erano stati causati o indotti dalla mia posizione, ma non accadde nulla, non un rumore, nemmeno il mio cuore. Pensai di averne avuto abbastanza, ma mentre mi alzavo per andarmene sentii tremare la terra. Il suolo sotto i miei piedi stava tremando, stavo perdendo l'equilibrio. Caddi all'indietro e rimasi sulla schiena mentre la terra si muoveva con violenza. Cercai di afferrarmi ad una roccia o ad una pianta, ma qualcosa scivolava sotto di me. Saltai in piedi, rimasi in piedi per un attimo e ricaddi. Il terreno su cui ero seduto si stava muovendo, scivolando nell'acqua come una zattera. Rimasi immobile, irrigidito da un terrore che, come ogni altra cosa, era unico, ininterrotto e assoluto. Mi spostavo attraverso l'acqua del lago nero, aggrappato ad un pezzo di terreno che assomigliava ad una trave di terra. Avevo la sensazione di andare in direzione sud, trasportato dalla corrente. Potevo vedere intorno a me l'acqua muoversi e turbinare. Al tatto sembrava fredda e stranamente pesante, e immaginai che fosse viva. Non riuscii a distinguere sponde o altri punti di riferimento, e non posso ricordare i pensieri o le sensazioni che dovevo aver provato durante questo viaggio. Dopo quelle che mi parvero ore di galleggiamento alla deriva, la mia zattera fece una svolta d'angolo retto verso sinistra e verso est. Continuò a scivolare nell'acqua per una brevissima distanza e inaspettatamente andò a sbattere contro qualcosa. L'urto mi proiettò in avanti, chiusi gli occhi e sentii un acuto dolore mentre le mie ginocchia e le mie braccia protese urtavano il terreno. Dopo un momento guardai in su. Ero disteso al suolo. Era come se il mio trave di terra si fosse fuso con il terreno. Mi tirai su a sedere e mi volsi intorno. L'acqua si ritirava, si muoveva all'indietro come un'onda al contrario finché scomparve. Rimasi seduto a lungo cercando di raccogliere i miei pensieri e di ridurre tutto quello che mi era accaduto ad un'unità coerente. Avevo tutto il corpo dolorante, mi sentivo la bocca come una piaga aperta, mentre approdavo mi ero morso le labbra. Mi alzai in piedi, il vento mi fece rendere conto che avevo freddo. Avevo gli abiti bagnati, mani, mascelle e ginocchia tremavano così violentemente che dovetti mettermi nuovamente disteso. Gocce di sudore mi scivolavano negli occhi facendomi bruciare finché non gridai dal dolore. Dopo un po' riacquistai una certa stabilità e mi alzai in piedi. Nel crepuscolo buio la scena era chiarissima. Feci un paio di passi, udii un suono distinto di molte voci umane. Sembravano parlare ad alta voce. Seguii il suono. Camminai per circa 50 metri e mi fermai improvvisamente. Avevo raggiunto un punto morto. Il luogo dove mi ero fermato era un corral formato da enormi macigni. Non potevo distinguere l'un'altra fila, quindi un'altra e un'altra ancora, finché si fondevano con una montagna a picco. Da questi macigni proveniva la meravigliosa musica. Era un susseguirsi soprannaturale di suoni limpidi e ininterrotti. Ai piedi di un macigno vidi un uomo seduto per terra, il volto girato di profilo. Mi avvicinai a lui fino alla distanza di circa 3 metri. A questo punto volse il capo e mi guardò. Mi fermai. I suoi occhi erano l'acqua che avevo appena visto. Avevano lo stesso volume, gli stessi bagliori di oro e nero. Aveva la testa a punta come una fragola, la pelle verde puntuginata di innumerevoli protuberanze. Tranne che per la forma a punta, la testa rassomigliava esattamente alla superficie della pianta del peyote. Mi fermai davanti a lui, guardandolo fissamente, non riuscivo a distogliere gli occhi. Sentii che stava deliberatamente facendo pressione sul mio petto col peso dei suoi occhi. Stavo soffocando. Persi l'equilibrio e caddi a terra. I suoi occhi si voltarono, sentì che mi parlava. Da principio la sua voce somigliava al dolce mormorio di una lieve brezza. Poi la udì come una musica, come una melodia di voci. E seppi che stava dicendo: «Che cosa vuoi?» Mi inginocchiai davanti a lui e parlai della mia vita, quindi piansi. Mi guardò di nuovo, sentì che i suoi occhi mi spingevano via e pensai che quel momento sarebbe stato il momento della mia morte. Mi fece cenno di venire più vicino. Vacillai un istante prima di fare un passo in avanti. Mentre mi avvicinavo distolse da me gli occhi e mi mostrò il dorso della sua mano. La melodia disse: «Guarda». In mezzo alla mano c'era un buco rotondo. «Guarda», disse nuovamente la melodia.
Guardai nel buco e vidi me stesso. Ero vecchissimo e debole e correvo tutto curvo, con scintille luminose che mi volavano tutto intorno. Poi tre delle scintille mi colpirono, due sulla testa e una sulla spalla sinistra. La mia figura nel buco si drizzò per momento finché non fu del tutto verticale e quindi scomparve insieme con il buco. Mescalito rivolse di nuovo gli occhi verso di me. Erano così vicini che li udii rimbombare dolcemente con quel particolare rumore che avevo udito molte volte nella notte. Divennero gradualmente calmi finché furono come uno stagno tranquillo increspato da bagliori di nero e oro. Dissolse gli occhi ancora una volta e saltò come un grillo per forse 15 metri. Saltò ancora e ancora e poi scomparve. La cosa successiva che ricordo è che cominciai a camminare. Cercai molto ragionevolmente di riconoscere i punti di riferimento, come montagne in lontananza, per orientarmi. Durante tutta l'esperienza ero stato perseguitato dai punti cardinali che credevo che il nord dovesse essere alla mia sinistra. Camminai per un poco in quella direzione prima di rendermi conto che era giorno e che non stavo più usando la mia vista notturna. Ricordai di avere un orologio e guardai l'ora. Erano le 8. Erano circa le 10 quando arrivai alla sporgenza dove ero stato la notte prima. Don Juan dormiva disteso per terra. «Dove sei stato?» chiese. Mi misi a sedere per riprendere fiato. Dopo un lungo silenzio chiese: «Lo hai visto?» Cominciai a narrargli il succedersi delle mie esperienze fin dal principio, ma mi interruppe dicendo che tutto quello che importava era se lo avevo visto o no. Chiese quanto mi si era avvicinato Mescalito. Gli risposi che lo avevo quasi toccato. Quella parte della mia storia lo interessò. Ascoltò attentamente ogni particolare senza fare commenti, interrompendo solo per fare domande sulla forma dell'entità che avevo visto, la sua disposizione e altri particolari. Era quasi mezzogiorno quando Don Juan parve sufficientemente soddisfatto del mio racconto. Si alzò e mi assicurò al petto un sacco di tela. Mi ordinò di camminare davanti a lui e disse che lui avrebbe tagliato Mescalito e io dovevo riceverlo nelle mie mani e metterlo con dolcezza nel sacco. Bevemmo un po' d'acqua e incominciammo a camminare. Quando raggiungemmo il fondo della valle sembrò esitare per un momento prima di decidere quale direzione prendere. Una volta che ebbe fatta la sua scelta, ci incamminammo in una linea retta. Ogni volta che arrivavamo ad una pianta di peyote, le si accovacciava davanti e con molta dolcezza la tagliava via alla sommità, con il suo corto coltello seghettato. Faceva un'incisione a livello del terreno e cospargeva la ferita, come la chiamava, uno zolfo puro in polvere che portava in un sacchetto di cuoio. Teneva il bocciolo fresco nella sinistra e spargeva la polvere con la destra. Poi si alzava in piedi e mi sporgeva il bocciolo che io ricevevo con entrambe le mani, come aveva prescritto, e mettevo dentro il sacco. «Stai dritto e non lasciare che il sacco tocchi il terreno o il cespuglio o qualsiasi altra cosa», mi aveva detto ripetutamente come se pensasse che avrei dimenticato. Raccogliemmo 65 boccioli. Quando il sacco fu completamente pieno me lo mise sulla schiena e me ne adattò un altro sul petto. Quando avemmo finito di attraversare l'altipiano, avevamo due sacchi pieni, contenenti 110 boccioli di peyote. I sacchi erano così pesanti e voluminosi che a stento riuscivo a camminare sotto il loro peso e la loro mole. Don Juan mi disse sottovoce che i sacchi erano pesanti perché Mescalito voleva ritornare alla terra. Disse che quel che rendeva pesante Mescalito era la tristezza di lasciare la propria residenza. Il mio vero incarico consisteva nel non lasciare che i sacchi toccassero il terreno, perché se lo avessi fatto, Mescalito non mi avrebbe permesso di risollevarlo. A un particolare momento di pressione delle cinghie sulle mie spalle divenne intollerabile. Qualcosa stava esercitando una forza tremenda per spingermi giù, mi sentivo molto spaventato. Notai che avevo incominciato a camminare più in fretta, quasi di corsa. Stavo in un certo modo trottorellando dietro Don Juan. Improvvisamente il peso sulla schiena e sul petto diminuì. Il carico divenne elastico e leggero. Corsi liberamente per raggiungere Don Juan, che era davanti a me. Gli dissi che non sentivo più il peso. Spiegò che avevamo già lasciato la dimora di Mescalito.